Dunque, l'equità come tema di politiche sanitarie. Io al problema equità mi approccio da epidemiologo, quindi da una persona che cerca di studiare la dimensione del problema. Quindi, equità intesa come differenze sociali nell'esposizione a fattori di rischio, ad esempio. Noi sappiamo che i più importanti fattori comportamentali, ad esempio, hanno dei gradienti sociali, quindi se noi utilizziamo per esempio il livello di istruzione come un indicatore di livello sociale, uno dei tanti possibili indicatori di livello sociale, vedremo come i più importanti fattori di rischio comportamentali, dal fumo all'inattività fisica, visto che oggi parliamo di attività fisica, o meglio di inattività fisica come fattore di rischio, si distribuisce secondo un gradiente sociale, quindi le persone che hanno un minore livello di istruzione, oppure tra gli adolescenti e bambini che sono figli di persone con un basso livello di istruzione o con limitate risorse economiche, hanno dei maggiori tassi di inattività fisica. La crisi economica, bisogna sempre valutare questo, che quando noi parliamo di disuguaglianze, parliamo di gradienti sociali di salute che sono connessi a fattori economici, perché noi teniamo conto dell'istruzione, perché l'istruzione è un indicatore di credenziali educative, quindi una persona che ha un alto livello di istruzione è anche più in grado di capire quali sono dei fattori, tra virgolette, sani, fattori comportamentali sani, ad esempio. Però anche le risorse economiche sono importanti, ad esempio nell'adolescenza i ragazzi che ritengono di avere delle risorse economiche familiari, non proprie, ma familiari, perché queste ovviamente sono persone che ancora non lavorano, ma inferiori a quello che loro riterrebbero giuste, sono anche questi degli adolescenti che fanno meno attività fisica. Sul fattore invece macro, cioè le politiche economiche generali come influiscono, cioè il problema è questo, che dei dati precisi non si hanno su questo problema, però in generale sembra di capire che la crisi economica paradossalmente tenda un po' a ridurre le disuguaglianze, ma questo non è un aspetto positivo. Perché riduce le disuguaglianze? Non perché alza il livello di salute di chi sta peggio, ma perché abbassa il livello di salute di chi sta meglio. Quindi, siccome a mio parere, più che parlare di contrasto delle disuguaglianze, noi dobbiamo parlare di promozione di equità, cioè qui non si tratta di abbassare il livello di salute di chi sta meglio per ridurre le disuguaglianze, ma di alzare il livello di salute di chi sta peggio. E il livello di salute di chi sta peggio è legato anche a fattori comportamentali che a loro volta sono legati alle credenziali educative, alle condizioni materiali, al supporto sociale, alla rete sociale, alla famiglia, all'ambiente in cui si vive, perché il livello di salute è influenzato non solo dal nostro singolo potenziale sociale, ma anche dal contesto in cui viviamo. Per esempio, la deprivazione dell'area in cui viviamo è un predittore di salute, cioè persone che vivono in aree deprivate tendono ad avere una salute peggiore. E quindi è per questo che è importante, quando si parla di promozione di equità, ragionare sì sull'individuo, ma soprattutto a ragionare sulla comunità.